essere a Spezia, come tornare a casa. Sono delle battaglie nella vita che tu fai quasi per caso e poi diventano dei riferimenti. Ora, tra le cose che io ho fatto, oltre a occuparmi di bellezza con risultati rassicuranti per me e per quelli che lo vedono con me, ho combattuto le paleoliche nel sud con una determinazione credo senza pari. Poi ho combattuto insieme ad alcuni amici, tra cui Bergassola, che non so se ci sia stasera, la follia di distruggere una piazza tradizionale per fare quella schifezza di Piazza Verdi. Alla fine questo è diventato motivo di anche vicende giudiziarie, ma per me non era ovviamente una polemica personale, ma una visione che molti spezzini avevano condiviso e che alla fine mi ha fatto diventare uno che si è mosso per tentare di difendere la città. Ciao. E prima, molti anni prima, era stata la città di una serie di meraviglie nascoste che oggi sono di tutti, che è la collezione Lia, quindi ero venuto ragazzo americano. Per cui ho tanti motivi per avere rapporti con la città. Sì, diciamo che Sgarbi ha replicato con uno spettacolo veramente che, con cui ha incantato il pubblico spezzino, tutto esaurito, un sold out come Vittorio Sgarbi sa sempre regalarci. Credo che però è stato esonero tra noi e il critico, non finirà qui perché so che sta lavorando a nuovi spettacoli, a nuove narrazioni. E lo aspettiamo.